Buongiorno, benvenuto in un nuovo vlog. Sono tornata da 10 minuti che sono andata a fare delle riprese. Sono andata alla Coop, ho comprato proprio due fesserie, ragazze, quindi non ve le ho fatte vedere, tipo un pacco di farfalle che appunto per pranzo volevo fare la pasta alla matriciana e il sugo è già pronto, è già lì e tra un po' scolo la pasta. Però volevo iniziare questo vlog perché appunto devo assolutamente farvi vedere una roba che devo sistemare con voi, sono troppo felice. E quindi niente, poi oggi pomeriggio usciamo, questo weekend ce lo godiamo proprio a pieno perché c'è anche Fede con noi e anche lui felicissimo. E quindi poi c'è una splendida giornata prevista per entrambi i giorni, in realtà sia sabato che domenica, oggi è sabato. E niente, poi domani mattina mi metterò un po' a lavoro perché devo montare appunto dei reels. Questa è Ale che è andata in bagno, sempre nel momento giusto. E qua c'è Aaron. Sì, lui si siede. Lui, diversamente da ogni cane, si siede. Si siede proprio come una persona. Quindi c'ha le gambette su e le zampette davanti giù. Signor Aaron, che fai? Dai la zampa a tutte? Ciao anche da Ale, buongiorno. Lo sapete che io li amo? Che io vi amo. Li amo. Vi. Vi amo. Brava, tira giù sto bracciale che ti fa il segnetto. Fai vedere il No. nuovo tatuaggio di oggi che ti ha fatto Papone. Wow, c'è Sofì qui, Sì. Sofì è un diamante. La luna splende. Questi sono tutti Funko Pop. Guarda quanti. Hai visto? Anche qua ci sono tutte le bacchette di Harry Potter. Oh. Qualcosa di Shanghai. Ma cosa vuol dire per te? Che abbiamo 3 volte questo? Ecco. Bip bip. Bip bip. Ragazze, tornati. Allora, abbiamo fatto poi alla fine una pericena, tutti e quattro, perché c'è questo posticino qua vicino a noi che fa questi aperitivi, apericena, belli ricchi di pizza, focaccia, chiacchiere, sì, chiacchiere, pizza fritta la chiamano, ma sono chiacchiere. E niente, allora io stamattina avevo detto che dovevo mostrarvi una cosa, poi tra una cosa e l'altra, tra lavoro e appunto il giro che abbiamo fatto oggi con i bambini, siamo presi una giornatina per noi all'aperto. E poi appunto mi ho fatto aperitivo, quindi alla fine non sono riuscita ancora a mostrarvi nulla, non ho sistemato ancora nulla, però ci tenevo a farvela vedere. Allora mi è arrivata da mostrarvi, da provare questa nuova macchinetta del caffè. Noi siamo felicissimi perché la Dolce Gusto in realtà ci sta abbandonando, cioè il caffè. Nonostante io abbia tentato di pulirla anche con il prodotto, eccetera, non è più buono come prima. Non lo so, c'è sempre questo retrogusto di bruciato, non capiamo perché. Quindi ci stavamo comunque stufando e stavamo valutando di cambiarla. Quindi quando mi è arrivata la collaborazione, immaginate, ero felicissima. Comunque una spesa risparmiata. E riesco anche a dirvi la mia. Se anche voi state cercando una macchinetta, vi dico le mie reali impressioni. Quindi inizio a sballarla. È la macchinetta iBrew. Vi metto qui scritto sotto proprio il nome preciso della macchinetta, è la 5 in 1. E insomma, mi incuriosisce molto perché fa caffè caldo e anche caffè freddo. Sono poche quelle che lo fanno, quindi sono molto molto curiosa di provarla. Quindi direi che intanto inizio a sballarla e la sistemo là. È nera, ma anche perché il fornetto è nero, il nostro portacialde ha comunque il sopra nero con il lato in legno, quindi ci stava bene nera. Quindi vado a spacchettarla e la proviamo insieme. Thank you.
bella lucida. Allora ragazzi, stavo guardando tutti i vari pezzi e ho trovato quella che interessa a me. Io voglio continuare a utilizzare le stesse cialde della Dolce Gusto perché comunque ci piace come tipologia di caffè. Quindi ci sono diversi adattatori. Allora, questo è appunto quello della Dolce Gusto. Scusate l'acqua aperta, ma sta lavando la vecchia macchinetta che ha tolto. Non chiude l'acqua. 7 modalità di... Chiudi l'acqua. Chiudi l'acqua. Sto lavando la macchina. Lo so, 2 secondi. Non si sente tutto il tempo. Mi sono già montata il mio adattatore per la Dolce Gusto, che è questo qua. Adesso dopo vi faccio vedere che la metto all'interno. E quindi la lascio già montata perché è quella che interessa a noi. Poi ci sono tutti gli altri adattatori, ce ne sono 5 ragazze. Io poi adesso vi faccio vedere anche sulla scatola. Vabbè, c'è quello fatto così, dove all'interno manca appunto l'altro pezzo. Poi c'è questo per la K-Cup e c'è questo qua per metterci la Nespresso. Adesso non mi ricordo di quale tipo, comunque c'è questo tipo caffettierina con il filtrino e gli altri 3-4. Praticamente, come vi dice nella scatola, adesso poi mi guardo un po' di cosine, ci sono proprio 5 modalità di utilizzo, quindi con la Nespresso, capsule della Nespresso, le Dolce Gusto, quindi quelle che utilizziamo noi, il caffè e basta, e la cialdina tipo filtro, quella appunto piatta con il caffè all'interno, e la K-Cup Adapter, che è quella dove appunto tu è lavabile, ci metti il caffè all'interno, quindi per quello che c'è anche il dosatore per il caffè per mettercelo appunto dentro. E quindi insomma direi che ci siamo. Ha anche 7 modalità, 7 livelli, cioè scegliere caffè corto, caffè medio corto, medio lungo, insomma potete scegliere se fare il cappuccino, potete scegliere tutto. 19 bar di pressione e 600 ml di capienza del portacqua, quindi comunque bello, bello capiente insomma. Quindi questo è tutto, adesso andiamo a montarla e la proviamo insieme. Ci sono anche le istruzioni, ragazzi, in diverse lingue. E quindi insomma, giusto per vedere le immaginine, ma insomma è molto chiaro, ci siamo riusciti anche senza istruzioni, però in caso di necessità ci sono. Molto molto carino il design, mi piace veramente tanto, non vedo l'ora di provare un primo caffettino insieme a voi con le cialdine. Adesso andiamo a prenderle. Adesivo staccato, ovviamente il filtro sono andata a lavarlo, ragazze. Allora, chiudiamo qua e accendiamo. Che bellino, guardate. Allora, chiudiamo qua e accendiamo. Che bellino, guardate. Sopra si presenta così. Con le due lucine e sta lampeggiando, quindi sta appunto scaldando l'acqua. Ha già finito, ragazze. Allora qua vado a scegliere il mio livello di caffè, davvero bellissima questa cosa perché la nostra vecchia Dolce Gusto non aveva la possibilità di scegliere il livello di caffè, di quantità. Ed era scomodo perché molto spesso capita che ti distrai, che te lo dimentichi e magari ne usciva troppo. A me non piace troppo per esempio nel cappuccino. Però adesso voglio provare un caffè. Proviamo con questo. Tazzina messa al suo posticino. Ora mi vado a prendere una cialdina. La metto appunto qui all'interno. Chiudo. E lo vado a inserire. Poi, ora vi faccio vedere da sopra. Con questo qua regolate appunto quanto caffè volete mettere. Io metto 1 e poi lo faccio partire.
Montiamo un pochino di latte, così faccio il caffè macchiato. Qua spegniamo. Ragazzi, sono super contenta della macchinetta, mi piace un sacco. Io chiudo qua questo video, vi lascio tutte le informazioni nell'info box, andate a dare un'occhiata perché è veramente ottima e la proveremo ovviamente con le nostre colazioni, inizio vlog, magari anche già domani mattina, adesso vedo un attimino, comunque lunedì mattina. E niente, spero sia piaciuto anche a voi, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo domani. Vi voglio bene. Thank you.